Salve a tutti amici cuperiani e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo in un gameplay normale di Tarkov come ho sempre fatto, anzi come ai vecchi tempi, quelli bellissimi, quindi insomma pochi mesi fa diciamo, dai. Dopo i due video, quelli più montati, più editati, comunque voglio continuare a portare questi perché essendo che non ho tantissimo tempo, preferisco fare così adesso perché fare un video tagliato in quel modo significa giocare tantissime tantissime ore, riuscire a creare qualcosa con quelle tantissime ore di gioco e magari viene anche qualcosa in 2 minuti, quindi significa davvero giocare, 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 giocare ed è quello che non riesco a fare ultimamente perché ho pochissimo tempo. Allora, niente, questo video credo lo vediate quando io sono in Spagna insieme ai tutorial delle missioni. E niente, come ho sempre fatto in questi tipi di video normale che durano circa 20 minuti, una mezz'oretta, andiamo a farci una scav di riscaldamento alle 7 di mattina. E poi vediamo in base a quanto dura la scav, andiamo a fare un PMC. Come dico sempre, questi tipi di video non potrebbero essere per tutti, per questo iniziai a fare video un po' più montati, per il semplice fatto che questi durano di più, gli altri di meno, in cui può succedere che vi annoiate perché non è detto che succeda qualcosa di bello. E spero che voi non sentiate il ventilatore perché fa un caldo boia e non lo voglio spengere, non ho nemmeno il climatizzatore. E quindi niente, ci saranno i tagli essenziali, insomma, per chi mi ha sempre seguito per Tarkov, sa come li ho sempre portati, e quindi, insomma, sapete già da voi. Quindi niente, qui ci metterò un po' a caricare e noi ci vediamo direttamente in game. Ok, eccoci qua. Allora, mi dimentico sempre di impostare il mouse nel modo giusto. Ok. Allora, come sempre, alla fine ho deciso di mettere la grafica con tutte le cose, come si chiamano? Tutte le ombre al minimo perché è davvero buio questo gioco e non ci si vede una mazza, soprattutto negli edifici. Quindi, insomma, ho deciso di rimettere normale. Ma quello è un morto. Ah, dammi sta roba. Per chi mi segue anche in live, comunque, diciamo che per un pochettino, ma veramente poco, ho portato qualche live col gioco completamente al massimo. Però è proprio lì che poi ho deciso di rimettere le ombre a niente, a zero, perché è davvero, cioè, è impossibile. Dai, non ci si vede, appunto. Un Salewa alla grande, la missione non la devo più fare. E niente, allora. Noi che uscite abbiamo? L'Old Road Gate, Royal Road to Port e Warehouse 4. Allora, io non me le ricordo mai. Quindi penseremo per Warehouse 4. Quindi ciò significa che Warehouse 4 è questa qua, che vediamo qui, questo edificio davanti alla shortcut. Quindi significa che possiamo girarci tutta la mappa e poi ritornare indietro. Cure, c'ho il Salewa, c'ho la benda, quindi un fight ce lo possiamo anche portare a casa, almeno che non ci one shottino. Teoricamente hanno fatto un update, non so se l'hanno già pubblicato, non ci ho fatto caso sinceramente. Che hanno sistemato un po' il problema che non registra i colpi, che non li registra proprio, quindi tantissimi di voi, magari mentre ero in un fight, voi stessi fermi, il nemico davanti fermo, spari precisi nel viso e non muore. E quello è un colpo non registrato, perché comunque il primo colpo almeno è sempre quello che va più dritto di tutti. Quindi non ho visto. Allora, siamo a 30 minuti. Quindi possiamo ancora trovare qualcuno e non mi salta mai.
possiamo ancora trovare qualcuno. Vediamo se abbiamo un po' di culetto. Che poi ci sono quelli che sono già a livello 40, quasi 50. Io non mi ricordo manco a che livello sono, forse al 9. E sì, quella è la gente che o non ha un cazzo da fare veramente tutto il giorno, o lavora o ci gioca per soldi, come gli streamer, gli youtuber, eccetto me. E quindi sì, insomma, essendo che come nell'ultimo video dove ho parlato un po', lavoro dalle 7 alle 10 ore, torno mortissimo e ci gioco veramente poco. Cioè, prima, tipo verso gennaio, quando ci fu un wipe, ci giocavo all'incirca 12 ore al giorno. Infatti lì i livelli li surclassavo in una maniera super. Non è niente. Dai, almeno qualcuno con qualcosina, no, eh? Tutti gnegne. Ok, quindi se voglio trovare qualcosina, forse mi tocca andarmene verso i dormitori. Qui niente, niente bitcoin sicuramente. Diciamo per questo motivo io smisi in primis di portare i video fatti così. Perché magari dura 20 minuti la scav e basta. E magari non succede niente. Per questo smisi un po' di portarli in questo modo. Anche lui di nuovo niente. Gli spari li sentivo più o meno da questa parte. Ok, è un player. Cioè, o scav player, comunque non è un IA. O AI, insomma, dipende uno come preferisce chiamarli. Questo se ne è corso via, però. Ma davvero aveva. Really? Sì, c'è la. La moda davanti. Niente male. Per giocarlo da scavo ha fatto male. Vediamo se c'è qualcosa nelle tasche. Ora ci arriva un headshot, come succede quasi sempre. Painkiller alla grande. Lo sugar, se non mi sbaglio, adesso si scambia per qualcosa. Vediamo qua. Full. Buono. Però quell'altro era un po' più bardato, quindi è andato da questa parte. Andiamolo a ricercare. Comunque in questo breve tempo ne approfitto per ricordarvi che, vabbè, l'avete già visto all'inizio. Sotto in descrizione c'è il link per il canale Twitch. E niente, io spero veniate, perché per chi ha visto il video, quello dove ho parlato un po', la mia idea era di fare Twitch il principale, YouTube il secondario, così facevo più Twitch e da Twitch le cose le trasformavo in YouTube. Quindi mi risultava tutto molto più easy. Ora, guardiamo se il mio amico fosse arrivato fin qua. Grazie amico. Vediamo quanti ne avevi. Oh. Vediamo se fosse pieno. Dai, forse sono tutti pieni. Dai che forse ci è andata bene. Ok.
Questo lo mettiamo full auto. Ok, ed è full. Cerchiamo gli altri due. Tanto credo siano carichi, insomma. Ok, alla grande. Però non credo fosse lui. Dubbio di consolazione? Nope. Perché quell'altro forse aveva un MBSS dietro la schiena. Questo no, aveva una T-bag. Quindi andiamo a vedere un po' più giù. A posto. È stata aperta questa? Nope. Guardiamo qui dentro. Magari la gente non ci guarda sempre, perché dicono sono pieno. Questa per la missione. Ok. Qui non c'era tipo un caricatore da 30. Sia mai. Qua niente. Sopra questi nada. Controlliamo qui dentro. Comunque fatemelo sapere se vi piace un po' il ritorno dei vecchi modi di fare i video su Tarkov. Perché davvero, se continuo a farli così, sicuramente posso portarne molti di più che a farli in quell'altro modo. Quello è poco ma sicuro. Tipo qui una factory, no, eh? Non te pareva? Io non è che ho tutta sta fortuna, eh? Li hanno già guardato. Non so sinceramente se guardarlo il secondo. Non hai? Sì. No, non ho spazio. Andare via la benda, mosci. Che me. Però aspetta. Ok. Oh, guardate proprio il setup degli slot veloci. È come se fosse quando andiamo col PMC. Manca solo qualche granatina e poi siamo a posto. Oh, che bello che ogni volta nei boschetti non ci vedevo una sega. Però sicuramente il gioco rende molto molto meglio come grafica, o come qualsiasi gioco con le ombre. Cioè, davvero bello. Però se vogliamo vederci meglio dobbiamo rinunciare a qualcosa. E quindi io rinuncio alle ombre. Poi purtroppo il reshade si può usare, non è bannabile purtroppo, perché ci sono i bastardi che lo usano. Davvero, scusate se magari state guardando questo video e lo usate, siete veramente dei bastardi, perché si può direttamente andare in una notturna senza visore. È proprio qualcosa che, insomma, è brutto. Allora, di solito qua ci spawn una chiave, ma questa volta non c'è. O l'hanno già presa, eh? Allora, qui ovviamente c'è già passato qualcuno. Però noi, allora, intanto guardiamo un secondo qua, perché il signor Grey Fox mi ha sempre detto che ci potrebbe essere una chiave sopra queste cose, ma non c'era. Allora, quello che voglio fare adesso è andare di là, fare un altro giro largo e poi allo stesso punto andare al warehouse 4. Questo sembra che sparino proprio là in fondo all'angolino. Sembra. Allora, là c'è un morto.
Dove sta il mio amico? Sembra dentro. Sì, sembra decisamente dentro. Ora, o mi arriva da lì, o se io vado là, lui esce da lì. Queste cose potrebbero succedere. Quindi magari se me la vado molto piano, o ci incontriamo. Oh, ciao amico lì. O ci incontriamo. Oh boh. Però, diciamo che se faccio un piccolo sprint e faccio così, anche se vaffanculo, quell'altro è mezzo distrutto. Ok, qua dietro sembra libero. Secondo me è successo veramente quello che ho detto. Dai, l'abbiamo sentito tutti che era troppo vicino, l'abbiamo sentito che si muoveva, eh. Sentite, butto via sto caricatore. Magari era qua. Magari è già andato all'estrazione. Molto probabile. Almeno che non si sia fermato un attimino a controllare le casse delle armi. C'è sangue, infatti c'è un morto. Voglio andarmela a vedere. Subito di qua, sembra libero. Il nostro amico qui aveva un vepr. Qui dentro mi pare non ci sia nessuno. Boh. Eppure credo l'abbiamo sentito tutti che sì, dai, si muoveva, era troppo dentro che si muoveva. Aspetta, ma è 7.5 il massimo, dai. Really, amico? Andiamo qua. Oh, questo mirino per la pistol. No, vabbè, dai, sti, mo li lascio lì. Andiamo a vedere. Consolation Rubles, come li chiamo io. Quanto abbiamo? Non me lo fa vedere. Ok. 16 minuti. Comunque è questo quello che dicevo. Adesso siamo all'incirca 20 minuti, 21 minuti di video e non sto a fare un'altra partita. Quindi diciamo, cioè o ve li ciucciate così o non so, fine, cioè. So che vi piacevano molto i video da 30 minuti, quelli molto semplici. Tarkov è questo, non è sempre un gioco
frenetico, non ci sono sempre fight. E quindi, insomma, che vi piaccia o no, questo è Tarkov, via. Cioè, a me tantissime volte mi è capitato di fare run su Shoreline e nel punto focale, quindi il sanatorio, come si chiama noi, oppure gli appartamenti, lì è, cioè, il punto focale, lì ci vanno tutti, cioè, è zero. Cioè, la maggior parte delle volte non trovo nessuno. Adesso, giusto per uscire con qualche exp in più. Fammi vedere se... Non ho spazio, 7,52, l'uscita è qui, quindi... Bene così. Ora questo che è una zainetta un po' meglio. Si prendono le cose. Tac. Ora ci arrivo un headshot, non si sa da cosa. Oh, la ZB014 che stranamente mi mancava, quindi... Toh, ce l'ho. Tac, tac e tac. Se butto qualcosa, tipo potrei buttare a sto punto sto car e questi colpettini, posso prendere sto Saiga alla grande. Vediamo nelle tasche se aveva qualcos'altro. Tipo un Bitcoin? No. Una CPU. Via. Ok, quindi me ne posso andare alla Warehouse 4 e poi chiudere il video. Quindi sì, amici, tanto ci sarà quel video dove succede qualcosa. Ce n'erano alcuni video dove succedevano cose, tipo il video quello wipe di custom. Aiuto. Il video quello di io e Fraus contro Yeti. Quindi ci sono comunque partite dove succedono qualcosa. Tipo l'SKS sempre micidiale, mi sembra, non me lo ricordo. Insomma, comunque video ci sono. Prima facevo una scav, cioè come video, sempre una scav. E poi se magari una scav merdosa, tipo questa, facevo subito un PMC su Factory. Però sinceramente, i miei video si impostano SCAV e PMC. Ma se un secondino non riesco ad estrarre. Si dividono in SCAV e PMC. Quindi se su SCAV succede qualcosa, bene. Se muoio subito, bene. Andiamo a fare PMC. E se magari ho già utilizzato la scav ma la vedo difficile, insomma, poi faccio solo PMC. Oppure se faccio mentre gioco con Grey o con altra gente, registro sempre e quindi se succede qualcosa io lo carico come ho sempre fatto. Quindi, insomma, ditemelo se vi piace che io continui a portare video del genere. Quindi niente. Io che dirvi? Io vi ringrazio per la visione. Ci vediamo in un prossimo video. E poi niente. Rinizieranno un po' di video. Sempre dei tutorial sulle missioni. E poi sempre, credo, video del genere come questi nelle prossime settimane. Vediamo. Se riuscirò a fare due video a settimana in questo modo, ma non prometto niente. Un video cercherò di tenerlo, un video a settimana, ma due video a settimana ci provo, va bene? Con il poco tempo che ho ci provo. Quindi niente, io vi ringrazio davvero tanto per la visione. Qui due scave e basta. Io vi ringrazio davvero tanto per la visione. Ci vediamo in un prossimo video. Siamo quasi a 1500 iscritti, almeno che non li abbiamo già raggiunti su questo video. In caso, vi ringrazio davvero tanto per i 1500 su questo traguardo. Quindi, niente, dai, davvero. È tutto. Alla prossima. Ciao ciao.